Partiamo dalla politica. Il Movimento 5 Stelle chiede chiarezza sulla truffa subita dalla Regione Emilia-Romagna che riguarda false fideiussioni finanziarie che potrebbe costare alle casse di Viale Aldo Moro 750.000 euro. È il consigliere regionale Gianluca Sassi a presentare un'interrogazione sull'indagine della Procura di Brescia, che ha scoperto un'associazione a delinquere che, stando alle indagini, fabbricava fideiussioni finanziarie di nessun valore e che ha visto come vittime del raggiro una trentina di aziende private impegnate nel settore dello smaltimento di rifiuti anche pericolosi. Nella lista dei beneficiari di queste false attestazioni ci sarebbero anche moltissimi enti pubblici e partecipate dello Stato, tra cui Consip ed Italfer, nonché la regione Emilia-Romagna.